Buongiorno ragazzi, io sono Creazione Zero e sono il titolare Kiwami. Allora, oggi vorrei andare avanti con la storia perché non vorrei dilungarmi troppo a fare le sottoquesta, sennò poi veramente vengono fuori altri 100 video di Yakuza e non mi sembra il caso. Però, qua c'è una... Cosa c'è qua? Prima non c'era. Cazzo, c'è Majima lì. Va bene, Majima, dai. Gyokiryu, Majima. Sì. Va bene. Così proprio di buon... all'inizio proprio. Dai. Così almeno il Dragon Style diventa un po' un pochino meglio, perché è veramente inguardabile. Ti grabo. Oi. Adesso ho le mosse Kiwami. Anche se si cura posso menarlo uguale. Bene. Vai. Ok, vai. Comunque vorrei tanto, quando in confronto Majima, voglio usare lo stesso stile, lo stesso colore del suo stile. Y. Aia. Madonna. Kiwami. Ecco. Grazie. Questo è molto più, molto molto gradito. Sì. No, comunque sono contento che Majima ci accompagni. Mamma mia, qua non si va avanti neanche per sbaglio. Cos'è che ho imparato? No, aspetta, no, 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 calma, calma. Cosa ho imparato? Questo qui. Ah, oh, on the third flash combo, grazie. Ecco, ecco perché mancano. Cosa c'è qua dentro? Perché? Perché? Ma c'è un punto esclamativo qua? Ah, l'arcade per il successore dei fighter. No. Signore. Ok. No, scusa, scusa. Quella voce, quella... No! Quella faccia intimidatoria. Sei tu Kazumaku? Sì. Ce ne siamo già incontrati? Sono io, Hideki. Oddio mio! Sono vecchio! Giochiamo insieme al Poké Circuit, Hideki. Sì, è lui, è lui! Oh! Mi ricordo adesso! E ragazzo del Poké Circuit, Hideki! Da un po' non ci vediamo, come stai? Bene. C'ho un lavoro d'ufficio noioso. Ma vengo comunque a Kamurocho quando voglio giocare. Ho capito. Sei cresciuto, Hideki? Non essere così. Sei uno dei miei zii. Cosa c'è? Cosa c'è? Perché stai lì fermo come un palo? Veramente. Ecco, spiega, fa il spiegone. Ti andrebbe di fare l'erede di Fighter? Così lui può andare in pensione per andare con l'amorosa sua? Cosa? Il Fighter si sta sposando. Sì, l'ho sorpreso anch'io. Questa è l'unica chance che ha Fighter per diventare felice. E voglio fare qualsiasi cosa per aiutarlo. Sì, questa sono sicuro che sia l'ultima chance. E ha ragione. Sono d'accordo che l'industria ha quelli che... Ma il Poké Circuit Fighter vuole il successore, eh? Sì. Sono alla caccia di qualcuno che sia appassionato come lui. Non so dove partire. Se sei interessato, potresti far bene. Oh no, no. Comunque, io ho un lavoro da pensare. Giusto. Le persone normali hanno carriere e famiglie. Anche se nel Poké Circuit non puoi diventare il fighter. Dovrà... No! Aspetta. Potrei avere una pista per te. Non sono sicuro. Ok. Però facciamo questo punto. Beh, se c'è una piccola chance dovrò chiedergli. Non so, fighter. Di vedere chi sia più depresso. Che te, depresso un po'. Cioè. Sì. Sì, me lo ricordo. Lui sì. Sì, me lo ricordo. È tizio che è il bambino che giocava con te. Com'è adesso? È ancora in città? Sì, è qua. Ma non l'ho visto perché è un po' strano.
Ma c'è un problema? Cosa è successo? Oddio, non c'è. Camminiamo e parliamo. Ok. Cosa è successo, ragazzi? Ma non mi posso lasciare da solo un minuto. Che mi fate casini. Pensavo fosse la cazzo l'importante. Che è successo a Tacoma? Beh. Ehi, Deki. Oddio, ma c'è pure la stessa maglia. Oh, ehi. Non sapevo fossi di nuovo in città, Deki. No, sì. Credo di sì. Deki la conosce. Sono familiare. Un amico tuo? Possiamo riconoscerti? Io sono... Aspetta un secondo. Quella faccia di... Va bene. Sei tu Kazuma? Tu devi essere... Ragazzi, sono vecchio. Kiryu, sei vecchio? Sei Mika? Sì. Eravamo preoccupati. Sì, ho capito. Scusa, è successo robe. Ok, sono a posto. Sono contento di vederti. Fortuna che non abbiamo fatto questo quest. Ops. Sì. Era strano. Sì, perché c'era sotto quest. Spoilerino. Vabbè, spoiler. C'era sotto quest. Dopo quella che bisogna tipo affrontare il padre. Non so, l'ho letta e basta. Sì, era molto più strano ancora. Posso lavoro in quel caffè lì. Ok. Sì, ma sono un po' occupato. Dovrei... Verrò quando ho tempo. Dai, fermati. Sei ancora più affascinante con l'età. No, veramente. Io... Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Wow, wow, cosa succede? No. Mika. Non sono... Va bene. Volevo introdurre il caso, ma... Sì. Sì, Kiryu, mamma mia. Gli piace ancora? Non posso crederci che gli piace ancora dopo 17 anni. Io sono più veloce di lui. Ho speso la mia... vabbè, che palle, non dimmi che... No, no. Il tuo stipendio, ma che di merda. Idea che si sta facendo fare un idiota. Kazuma, ti sfido. Sei serio? Fammi vedere Takuma. Nani. Cosa? Ma perché? Ma questo qui non sta bene. Sì, vabbè. Ma che palle. Ma io volevo andare avanti. Vabbè, dai, facciamo sta roba qui. Oh, Majima, aiutami. Va bene, andiamo, dai. Majima, di nuovo. Che palle. Dai, Majima, meniamoci. Sì. Va bene, meniamoci di nuovo. Cosa vuoi che ti dica? È ovunque questo uomo. Letteralmente. Dai. Che poi devo ancora spendere i punti. I punti devo ancora spendere. Però non è un problema, dai. Appena meno con Majima. Picchialo. Sapete cosa? Spero che Majima abbia un'importanza anche nella storia, oltre a menarsi così a caso, perché per quanto lo apprezzo, menarsi con Majima, giusto per il gusto di farlo, mi piacerebbe anche che avesse importanza nella trama. Probabilmente sì, però dai, vuoi che lasciano fuori Majima? Poi è il primo questo. No, non ho hit action. Non ce l'ho. Y non lo. Lo vuoi sotto? In teoria... No, forse no. No, quasi però. Manca poco, dai. Kiryu, ho capito che lo vuoi guardare. Oh. Che? Basta. Majima, smettila di caricarti. Smettila. No, non sai. Così, fai così. Che? Bastardo. Ma io sfarlo il calcio, No. No, mi ha fatto la hit action lui. Aia. Bastardo di merda.
brutto imbecille di Majima. Non mi farla, non me la devi fare la Itachi Show, hai capito? Oh, beh, che bello. Sì. Che testa di cavolo. Va bene, va bene. Tiriamoci su qua, soprattutto. Aspetta. Questo. Sì. Questo qui voglio. Orla. Boost massimo. Cioè, raga, lo so che sarò basico quanto volete, ma non facciamo un cazzo di danno proprio, Quindi bisogna. Sento del. Però voi. Dai, facciamo sta cosa. Oddio mio, ma perché? Ogni volta che voglio fare la storia. Siamo veramente su Yakuza, eh. Voglio fare la storia. No. Guarda, sono pure nella stessa posizione. Ma guarda lì. Appunto, non è cambiato niente. Pure. Dai. Sì. Dai. Mamma mia. Ah, va bene. Ragazzi, ho perso apposta praticamente. Sì. Non ha gareggiato per 17 anni. E tu lo sconfiggi così a caso. Mamma mia, ragazzi, non è cambiato niente, non è cambiato. Hideki fai schifo, mi hai dato così tanti problemi su Yakuza 0. Cosa ti è successo? Vedi? Kazuma, sei così veloce? Non è possibile. Come ho fatto a perdere dopo che ho speso così tanti soldi? Ho quasi dimenticato questo incredibile senso di soddisfazione. Non sapevo che avevi skill, Kazuma. Mi fa venire voglia di gareggiare anche me. Quindi ti aiuterò le tue parti. No. Ehi, aspetta un attimo. Non hai dimenticato di fighter il suo problema, giusto? Giusto. Datemi tregua. Ecco, spiega, va che è meglio, io bevo. Cosa? Il fighter è una fidanzata. Mi ha fatto di sorpresa anche a me. Voglio aiutarlo a sposarsi. Però non avrebbe un'altra chance. Eh sì. Sto pensando di vedere Takuma. Takuma? O Takuma? Sì, ma dov'è Takuma? Cosa è successo a Takuma quando è andato via? Takuma? Ok. Scusami, è andato a fare Formula 1? Wow! Un vero corrido. Cioè. Sì. No. Quindi quello che è successo. Ah, cosa sta facendo adesso? Ha cambiato lavoro un sacco di volte adesso. È in tecnica di justice. Takuma? Lost? Difficile di immaginare. Ha avuto lavoro tramite un amico. Abbiamo sbagliato, smesso di parlare. Forse considerare essere la generazione nuova. No, ho capito. Grazie per avermelo detto. Vado a parlare a Takuma. Cosa? Stai andando solo? Sì, deve essere una cosa uomo a uomo. Ho capito. Allo Stardust? Stardust, è che? Va bene, vado a vederlo. Ma come lo Stardust? Ci siamo passati 2 episodi fa. Ma porca troia, ma quanto è piccolo il mondo. Kiryu, cos'hai? Kazuma? Cosa c'è, fighter? Scusa per tutto questo. Era la mia richiesta. E ti sei hai fatto. No, non ti devi preoccupare. Consideralo che sto lavorando per il valore di quella macchina che mi hai dato. Grazie. Sei un grande, Kazuma. Tu fai quello che fai. Tu continua a fare quello che... Ok. Va bene. Ma perché lo Stardust? Ma perché? Ma che è tutto sto casino? Ragazzi, ma che cazzo succede qua?
Cosa tutti stai sotto quest? Aiuto! Cosa? Aiuto! Cosa sono tutte sotto quest queste? No! 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 Che è sta roba? Aiuto! Ma guardate quanti punti esclamativi, ma siamo matti! No, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Oh, merda! Oddio, sono tutti quanti sotto quest! Questi devono essere meglio di me! Sei un, cioè, ubriaco, perché dovrei darti più alcol? Ragazzi, sono veramente tutte le sotto quest sulla mappa. Ma qua siamo impazziti. Ma siamo impazziti tutti. Ma calma. Calma, calma, calma. Non voglio spendere 10, 20 episodi a fare sotto quest. Allora, dov'è Takuma? Cioè, aspetta. Non è mica qua dentro, no? Aspetta, provo a chiedere al capo, va. Ah, ma scusa, ma è questo qui? Ma scusa, ma non l'avevo mica visto. Vediamo. Takuma sta lavando la strada, pa. Grazie mille, torni la prossima volta. Ok. Non dimmi che è lui. Ma comunque queste signorine si vestono molto bene, apprezzo molto. Provo a chiedere a lui. Ehi, posso parlarti? Ma un secondo. Cosa c'è? Ho sentito che un tizio di nome Takuma lavora qui, è in giro. Takuma, eh? Chi vuole saperlo? Mm? Aspetta. Sì. Caso Dragoon? Sì. Può essere... Sì, sono io, Takuma. Bene. Cosa? Takuma? Sei così differente, E tu non sei cambiato affatto. Beh, lo pensi davvero? Beh, così tanto... Voglio parlarti, sei libero? Scusa, ma non ho niente da dire a te. Ma... Oh, aspetta! E poi così fai, ho bisogno del tuo aiuto! Eh? Vedi? Vedi? Subito. Girato subito istantaneamente. Vedo una carta lì. Oh. Quindi sta riprendendo il solito posto? E deve trovare il successore? È una roba importante. Il fighter non potrebbe avere neanche un'altra chance. Non lo nego. Ma cosa deve fare con me? Takuma. Cosa ne pensi di diventare l'altro del Pocket Circuit Fighter? Eh? Io, un po' che sei il fighter. Sì. Il fighter ha detto che non vuole. Che non vuole qualcuno che non è qualificato. Vuole qualcuno che vuole. Che arma il Pocket Circuit dal fondo del tuo cuore. Per quello. Se questo è il caso, non posso essere il nostro fighter. Non voglio. Vabbè. Cosa? Sono troppo vecchio. Ma se lo faccio anch'io, sono più vecchio di te. E la vita. Vabbè. Takuma. Sei cambiato, Takuma. Perderai degli amici. Così a caso. Perderai degli amici, lo sai? Eh? Perché mi stai dicendo su come se ho 10 anni? Perché ti stai comportando come hai 10 anni? Sia i Deki che Mika si stanno preoccupando per te. Non è il loro. Non ne frega niente. Non è il loro. Non sono gli affari loro. Sono una coppia di brutti ricordi. Perché? Quando li vedo mi ricordo del passato. Lo odio. E perché il passato ti disturba così tanto? Cosa intendi? Stai parlando come volevi diventare un pro racer? Oh, quindi lo sai. Sì, Hideki me l'ha detto. Quindi dovresti saperlo già. Non voglio nemmeno sentire la parola gara. Ehi, Takuma. Perché quando sei diventato così una fighetta? Eh? Il Takuma che conosco.
E cosa di customizzare una macchina che ci aveva perso. Non ha mai, non si è mai reso nel vincere. Ma adesso l'uomo, l'uomo davanti a me sta scappando dalla realtà. Si sta buttando, si sta buttando via in un mondo che non ne frega niente. Patetico. Va bene lavorare a uno scab, non sei neanche bravo. Ed è per questo, non sei bravo. Ed è perché non te ne frega niente, giusto? Non posso forzarti a essere un nuovo Poker Circuit Fighter. Ma ti vedrai meglio lo stadio. The Stadium. Come vecchi tempi. Ti batterò. Vabbè, batterò la tua codardia. Nell'unico modo in cui capisci. Come detto, non voglio. Kiryu, picchialo! Io aspetterò. Con tutti gli altri. Minchia, che storyline incredibile. Ma siamo impazziti. Cioè, questa è proprio una storyline. Ragazzi, basta! Sì, no, basta. Basta, basta ragazzi, quante sotto quest? Non posso. Cioè, ci sono quante. Ci sono circa 78 sotto quest in questo gioco. E mortacci sua, no. Me le cacciano tutte davanti. Guarda, cioè, aspetta. Faccio vedere. 78 sotto quest ci sono. 78. Ok, però adesso io voglio andare. Andiamo. Andiamo là. Qua, torniamo qui. Takuma. Dove sei? Oh, Kazuma. È andato a parlare con Takuma. Sì, gli ho parlato. Ma il resto è il suo. Non accetterà senza convincere i suoi demoni. Ma Takuma deve avere le sue ragioni. Non voglio forzarlo. Ma spero che possiamo tirarlo fuori. Aiutarlo, sono preoccupato. Sì, lasciami un po' di tempo. Ho un sacco da pensare. Ti ho detto di incontrarmi qua, ma vedremo. Se devi venire sono sicuro che verrà. Sì, ha ragione. Aspetteremo. Beh. Va bene. Va bene, ma ragazzi, ma quanto è lunga sta storyline? Ma veramente è un po' vabbè. Va uomo, battagliamo, dai. Sì. Incazzato in crudelito, eh. Ok. Oh mamma mia, 45. Non so se posso, Mamma mia. Maledetto, ha fatto il boost. Maledetto. Oh. Sì. Sono contento. Ma sì. Sì. Non mi aspetterò niente di meno da te, Kazuma. Wow. Kazuma, sei troppo figo. È stata una buona gara, fighter. Sei formidabile. Avete fatto. Bravi. Prossima gara. Dai. Non fotterai me, Kazuma. Sei qui. Takuma. Fighter-san. Kazuma. Vedo che musica. Cosa succede? Sapete cosa? Io. Non devi parlarne. Sei un vero corridore. Hai ragione. Ti sfido, Kazuma. Cosa succede, ragazzi? Ma perché? Va bene. Va benissimo questa, sì. Drammatic
C'è un golem tiger anche lui. Ragazzi, io non lo so, io mi arrendo. Bisogna fare, cioè, ragazzi, non ce la posso fare. Devo fare mille care, non ce la posso fare. Poi non so se all'inizio si possa fare sinceramente. Però visto, però abbiamo fatto, ci sono stati alcuni sviluppi interessanti, quindi io direi che per questo appuntamento di Yakuza 0 abbiamo chiuso, anche se non abbiamo combinato assolutamente nulla. Se vi è piaciuto, vi piace, commentate, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video.